Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero bene. Chiedo scusa se mi sentite raffreddata, ma esco da una settimana di influenza tosse e chi ne ha più ne metta. Però questo non mi ha impedito ad andare ad Abilmente. Quindi adesso vi parlo velocissimamente, un attimino appunto di Abilmente, quello che ho visto, ma soprattutto quello che ho comprato, che so che già molte di voi tramite Instagram, nelle storie che ho fatto, avete scritto: facci vedere cosa hai comprato. Quindi eccoci qua. Per prima cosa inizio col dire quello che ho visto, e quello che ho visto è stata un'edizione, diciamo primaverile, secondo me un pochino più piccola rispetto a quella di un anno fa, di quella della primavera dell'anno scorso. Tengo distaccata quella di ottobre, però l'anno scorso, appunto, se non mi ricordo male, è stata fatta anche questa a febbraio, non vorrei dire cavolate. Questa volta è stata leggermente più piccola, ho visto un po' meno espositori e c'era secondo me un padiglione in meno, perché non trovavo più questo appunto di un anno fa, quindi non posso dirvi col sangue esattamente, però a sensazione c'erano qualche meno espositore. Che dire? Allora, io questa volta sono andata proprio mirata nei negozi che mi interessavano, anche perché c'era gente, quindi sapevo che avrei perso un po' di tempo per fare aspettare la propria fila, eccetera, eccetera. Però, insomma, se uno va sempre, come dico, con l'intento di risparmiare le spese di spedizione, comunque toccare con mano i prodotti, andare alle fiere del fai da te è la scelta migliore, anche perché comunque certe cose solo toccandole e vedendole, e magari anche chiedendo, riuscite a togliervi dei dubbi, vedere la qualità del prodotto, vedere anche prendere spunti, perché di quelle idee ce ne sono veramente tantissime. Ho visto certi capolavori, certi lavori al di là di quello che mi occupo io, che mi hanno veramente lasciato a bocca aperta. Veramente certe persone sono delle artiste, veramente hanno preso i complimenti, perché anche ragazze molto giovani, veramente c'era la via delle idee, che l'anno scorso, però questo era in inverno, diciamo, era messa in un padiglione. Questa volta era proprio all'ingresso, sul lato destro. Adesso vi faccio vedere un attimino la piantina per farvi capire un attimino. Ecco, vedete, questo è il padiglione più grande, poi ce n'era un altro che poi era qui. E questa parte arancione è tutta la via delle idee. Questa qua una volta era messa in un'altra, era messa in un'altra, in un altro padiglione. Però insomma meritava essere visto. Questi sono tutti gli stand. Quindi come esperienza è sempre bello andare. Andare in quella primavera o andare in quella invernale, forse quella invernale, autunno, inverno, diciamo così, quella che c'è a ottobre è più grande, quello sicuramente. Però se si può andare entrambe, meglio ancora. Però io so già che a voi interessa questo, il malloppo che ho fatto, quindi poi ci sarà veramente da mettersi a lavorare. Quindi inizierei subito con le cosine che ho comprato. Allora, per prima cosa mi sono fermato un attimino allo stand di Filincanto, più che altro per prendere un po' di perline. Come al solito non c'è fiera dove io poi non faccia man bassa di perline. Sono stata brava, non ne ho prese troppe, di quelle, ce n'erano tante altre che volevo prendere, ma mi sono data una calmata. E quindi ho preso ovviamente un po' di colori, ovviamente come al solito l'ametista, il viola non mancano, poi ho preso il verde, poi ho preso un po' di colori un po' tendenti quindi all'oro, al giallo, comunque guardate che meraviglia, anzi ve li faccio vedere. Ne creeremo di braccialetti, di collanine, che veramente, guardate. Colori che sbrilluccicano. Cioè, guardate questo. Aspettate, voglio farvi vedere questo qua. No, quindi, io dove vedevo perline mi fermavo. Quindi, e ce n'erano abbastanza di stand dove vendevano perline. Poi mi sono fermato in un altro stand che però non mi ricordo, non mi hanno lasciato il bigliettino da visita, dovrei cercare lo scontrino. Ho preso semplicemente due catenine
molto sottili di metallo. Ho proprio preso, vedete, argento e oro, spero che si vedano. E hanno una maglia proprio piccolissima, mi serve per fare dei braccialetti e degli orecchini, poi insomma ci sarà nei prossimi tutorial, vi faccio vedere proprio. Ok, stessa cosa anche in versione oro, e li ho presi e insomma vedrete cosa andremo a realizzare. Sono strappina di idee che ho fin paura, non so se riuscirò a farle in tutto questo tempo. Poi su Art Bijou, un altro stand che si chiama Art Bijou, ho preso due filati, due cordini diciamo così. Uno è color dorato, avevano solo questa tipologia di oro, io se no cercavo l'argento o l'oro rosa che secondo me erano ancora più belli, e poi questo color fucsia. E andremo con queste a creare due collane prossimamente. Vi tengo aggiornati, ma saranno due novità, due cosine un po' particolari, quindi mi raccomando. E quindi diciamo che come acquisti classici io ho dato. Poi, come al solito, sono andata a trovare il mio stand preferito, che è Figlie Forme. E qui non so bene da dove iniziare. Allora, aspettate, partirei da questo qui. Sì, allora, queste sono una parte delle novità e quindi ne parliamo dopo. E questa invece è una parte dell'ordine che avevo fatto online, perché loro, quando praticamente ci sono le fiere, se li seguite e avete possibilità di andare alle fiere, loro vi fanno comprare tramite il sito, non dovete pagare le spese di spedizione e in più avete anche lo sconto, quindi fidatevi, vi consiglio di fare così in modo tale che risparmiate qualche soldino. Allora, qui dentro ci sono quindi le cose che avevo un po' ordinato e un po' comprato toccando con mano. Allora, per prima cosa ho fatto un po' di rifornimenti di certe cose che mi servivano, perché come sapete io ho... Aspettate che cerco di farvi vedere tutto, è tutto chiuso ancora. Appena arrivata volevo già iniziare a fare cose, ma mi sono dovuta trattenere, sappiatelo, perché dovevo fare questo video. Quindi, olè. Allora, ho preso il micro, sapete che ho fatto delle creazioni con il micro dorato, e ho preso anche, quindi era quasi finito, ho preso il micro e poi ho preso il micro argentato. Mi sono dimenticata di vedere se c'era quello nero, ma tra un po' prenderò anche altre cose, quindi perché poi sapete, compro e prendi, poi ti vai via e dici cacchio, mi sono dimenticata di prendere questa cosa, quindi dovrò fare di nuovo un altro ordine, però intanto ce ne abbiamo da lavorare. Poi, visto che c'ero, scusate la tosse, ho preso questi due bellissimi filati, che sono il... qui farveli vedere, il Giza è un filato elastico che vi permette di fare dei bracciali meravigliosi. Adesso ne ho fatto uno argentato, ma ce l'ho in borsa, guardate che belli, uno viola, proprio viola viola, e questo è un viola un po' più vinaccia, adoro tantissimo. Faremo insieme magari come fare una parte di bracciali e così vi faccio vedere. Poi ho preso, aspettate, questo qui che è il Jumping, l'ho preso argentato, l'ho preso in versione non con rollino, per andare a creare questo bracciale qua. Io l'altra volta l'avevo comprato color appunto oro rosa, ho fatto il bracciale, non ho fatto il tutorial, perché volevo sperimentare, volevo provare alcune cose io prima di fare il tutorial. Mi serviva appunto uno nuovo per fare insieme il tutorial e quindi lo faremo in questa versione qui. Ve lo faccio vedere, ditemi se vi piace, perché secondo me è meraviglioso. Poi questo qui è anche elastico, quindi bene. Poi cos'altro abbiamo preso? Poi ho comprato anche qui qualche perlina, giusto qualche perlina. Faccio vedere, mi sono follemente innamorata perché c'erano dei colori meravigliosi, ma mi sono follemente innamorata di questo colore qua, se lo faccio vedere bene, proprio appena l'ho visto l'avrei presi tutti. Guardate, è un pseudo vinaccia tendente viola, proprio un
un mix, ma veramente veramente bello, e proprio lo cercavo perché mi era capitato tra le mani questo Sorrento Strong che avevo comprato ancora l'anno scorso, e volevo metterli insieme come colori e per andare a creare qualcosa, e quando li ho visti proprio insieme ho detto no, questo è il colore che cercavo, e quindi questo qui insieme appunto a tanti altri colori bellissimi che ho visto. Guardate anche questo, che meraviglia, sono vicino, spero si veda, guardate, forse non rende come è dal vivo, ma credetemi è bellissimo. Non so i codici, questa è l'unica cosa, poi magari mi informo e ve li faccio avere. Poi, dopo aver fatto man bassa di perline, ne avrei prese ancora tante di più, sappiatelo, non lo nego. Cos'altro devo dire? Ah sì, avevo ordinato anche, sempre dalle varie cose che avevo comprato, prenotato, dal sito online, ho preso questo Sorrento Strong color verde che vi dicevo che non avevo, quando ho fatto il bracciale non lo avevo, quindi ho preso anche il verde. Bene, detto questo mi pare di... Ah no, e poi ho comprato il luce metal. Ho preso ovviamente sia l'argento, sia l'oro rosa, sia il nero, non ho preso l'oro, volutamente per cambiare, e questa è il filato luce, ve ne avevo già parlato, avevamo già fatto se non erro qualche creazione insieme, è semplicemente il filato luce con dentro un'anima in metallo, e con questo si può praticamente andare a fare delle creazioni diciamo un po' più tese, un po' più... ferme, e ho già in mente una creazione, quindi prossimamente state sintonizzati che questi qua li useremo prestissimo, insieme ovviamente a questo e a questo, per andare poi a creare i bracciali. E adesso direi che come acquisti diciamo classici ho finito, adesso vi faccio vedere un po' di novità. E di novità ce ne sono abbastanza, vi faccio vedere così, direi che ci sono un po' di cosine. Allora, faccio proprio un rapido excursus, poi magari faccio un video proprio dedicato. Allora, intanto ho preso due tipologie di fili, il Fill Club e le Fill color argento, perché volevo un po' vedere come si comportavano, vi dico i codici. Allora, il 99140, questo è argento lunare ed è chiamato Fill Club. Ok, aspettate che si dovrebbe vedere bene. E questo qui invece è le Fill, ed è anche questo argento lunare. Ho proprio preso due argenti lunari, voglio provare a vedere un po' le differenze insieme al micro, ecco, e vedere come si comportano questi fili, se possono essere in sostituzione quando magari il micro mi finisce, vediamo un attimino questo come si comporta, anche se da quello che un po' ho parlato, il micro resta sempre quello, diciamo, il capo dei filati molto sottili, quindi anche di questo proveremo a fare un po' di creazioni. Poi, e qua incominciamo con tutte le altre varie novità, cioè, aspettate che ho preso anche, sempre di Le Fill, ho preso anche il colore oro, perché così ho detto, visto che c'ho il micro color oro, ho preso anche appunto l'oro. E adesso invece andiamo a vedere un po' di novità riguardanti la creazione dei bracciali sfidi. Vi avevo già fatto un tutorial per la realizzazione di alcuni tipi di bracciali, anzi ve ne ho fatti due, vi lascio qui sopra i vari link così andate a vederli, fatti appunto con questi, diciamo, passatemi il termine, nastri decorati. Questa volta Giacomo del Fill & Form, ciao Giacomo, mi ha fatto vedere appunto queste nuove, diciamo nuovi tipi, nuove uscite, saranno prossimamente, vedete qua ci sono degli strass o comunque dei brillantini, io l'ho preso color rosso e color, questo qua è il nero con
vedete i brillantini argentati. Qua invece ho preso proprio tutto totalmente nero, se non mi ricordo male il brillantino è nero e questo qui è blu, quindi veramente colori unisex. E poi questi qua invece hanno praticamente, sono sempre appunto questi bei nastrini con la catena, una catenina però fatta di quelle di a pallina, vedete? Io l'ho preso nero brillantinato e poi rosa. Questi qua con le chiusure semplici, tagliate semplicemente a lunghezza che vi serve, mettete una chiusura e praticamente il bracciale più speedy del mondo è fatto. Potete farlo anche più lungo, fate due giri, tre giri, insomma, veramente potete sbizzarrirvi, oppure li potete assemblare insieme, quindi mixando i vari tipi di questi, passatemi, ripeto il termine, di questi nastri gioiello arricchiti appunto di brillanti e di catenine a pallina. Veramente sono bellissimi. Ce n'erano tantissimi colori e vi potete veramente veramente sbizzarrire. Essendo anche una cosa unisex, potete anche regalare ai vostri fratelli, ai vostri fidanzati, ai vostri mariti e chissà anche perché no, fra poco è la festa del papà e quindi magari potete creare qualche bracciale per il vostro papà. Poi ho ripreso, questi qua sono, li avete visti, ho cambiato solo colore, in questo qui c'è la catenina, in questo ci sono appunto le palline piccoline, ho voluto prenderli perché entrambe hanno il colore viola vinaccia, mi piacevano tantissimo e l'ho preso appunto per farmi un po' di creazioni, però magari appunto per farmi qualche braccialetto, però appunto magari cercheremo di farli doppi o tripli così vi farò vedere come fare una composizione un po' più cicciotta, diciamo, non il semplice braccialetto che vi avevo fatto vedere quella volta, quindi tagliare, mettere il gancetto qui e chiudere, magari mettere qualche charms, ma fare qualcosina di un po' più corposo e vedrete che veramente mettendo insieme un po' di questi creerete dei bracciali bellissimi, fidatevi. Poi, bracciale crystal. Base come prima e poi ci sono attaccati, io spero che si riesca a vedere, anzi forse si vede meglio così, sì, si vede meglio da questo, si vedono praticamente dei cristalli, sono meravigliosi, io ho preso il colore nero e ho preso il colore rosa, ce n'erano anche altri colori, si chiamano appunto crystal e sono bellissimi. Anche qui sarà da mettere una chiusura e il braccialetto è bello che pronto, sia da indossare che da regalare. Veramente dovrebbero uscire tra poco, quindi chi era in fiera li ha visti, chi li vuole, anche insomma, li compra, poi li regala. È veramente un regalo, secondo me, bellissimo che vale la pena. E a me hanno colpito molto anche perché sono veramente brillanti, lo vedete, cioè non è ok la luce, però a vederli sono veramente qualcosa di meraviglioso e io sono stata proprio contenta di poterli prendere e vedere dal vivo. Il discorso che vi facevo all'inizio, andare alle fiere, è anche questo, proprio toccare con mano e vedere la meraviglia delle creazioni dei gioielli che si possono fare. E con questo tranquillamente, veramente adesso vi faccio vedere con quale chiusura, ecco mi sono tornata, con una chiusura così, vedete, inserite dentro da una parte e dall'altro, e questo qua dentro c'è del silicone. E non fa scappare il bracciale e praticamente in 2 minuti, 3, facciamola proprio, avete creato il bracciale e avete creato un regalo, quindi veramente meritano, meritano. Magari sento file e forme, vi faccio sapere fra quanto tempo li potete trovare, salvo che forse non sono già online. Un'altra cosa che ho preso, anzi altre cose che ho preso, sono questi tre nastri, diciamo così. Allora, parto da questo che è un semplice saudage. Però al contrario di quelli che vi ho fatto vedere sempre nei video passati che vi ho postato prima, questo qui è un po' più rigido, vedete? Ho preso solo questo colore, l'argento, ma ce n'erano altri mille colori bellissimi.
e ha l'anima in metallo dentro. E con questo veramente potete sbizzarrirvi. Ho già in mente anche qui un altro bracciale che possiamo andare a creare insieme, quindi mi raccomando, restate sintonizzati, ce ne saranno di tutorial riguardanti tutti questi nastri che ho preso, bellissimi. Poi ci sono anche questi due, anche questo, cioè guardate che meraviglia, guardate, è bellissimo, color oro rosa, bellissimo per la primavera, per l'estate, per quando si è abbronzati. Anche qui bracciali, guardate, lo mettete qui, guardate che bello, lo chiudete e praticamente avete creato, cioè, brilla, quindi veramente un nastro gioiello. E poi anche questo altrettanto molto molto bellino, color argento, lui è elastico, quindi anche in questo caso potete tranquillamente fare, guardate che meraviglia, anche questo brilla, anche qui un bracciale veramente velocissimo e con due chiusure. Allora, prima vi avevo detto che se si mettono insieme diversi tipi di nastri si può andare a creare, invece che il singolo braccialetto lo si può fare un po' più corposo, e quindi si possono usare queste chiusure qua a graffa, e quindi a seconda della grandezza le riuscite a mettere, oppure potete tranquillamente usare, come vi avevo fatto già vedere sempre nel tutorial, queste chiusure qua, le si appiattiscono e praticamente queste sono tonde, sembrano cilindriche, spero si riesca a vedere, sì, e tranquillamente schiacciando siete lì, schiacciate un po' del colle e via, però ripeto, li faremo insieme e comunque c'erano i vecchi video, sì. Allora aspettate che, se vedete quello che ho sulla scrivania, prendete paura, vi ricordate che vi ho fatto vedere questo che ha un pallino, la base, e ha i pallini. Aspettate che vado vicino, ve l'ho fatto vedere prima, ecco, questo ha i pallini, ok? Se mettiamo insieme tanti pallini su un nastro viene fuori questo capolavoro qui. E anche questo sarà un bellissimo bracciale. Guardate che meraviglia, cioè, luccica. Appena l'ho visto me ne sono innamorata, quindi anche questo caso qui, tagliare la grandezza che vi serve, fate la chiusura come vi ho fatto vedere prima e il gioco è praticamente fatto. Ma ripeto, faremo insieme un po' di questi bracciali, che così se qualcuno ha le prime armi. Ma io mi sono veramente follemente innamorata, ce ne sono tantissime di idee, veramente potete sbizzarrirvi tantissimo. E mi stavo invece dimenticando altre due cose che ho preso, appunto perché vi ho detto che la scrivania è un macello. Ho preso anche questi, che anche questi qua sono due nastri molto particolari, questi sì, dopo con questo veramente poi ho concluso. Guardate che meraviglia, aspettate che cerco di metterveli dritti. Allora, oro rosa e argento, ok, e guardate, si possono aprire, quindi voi potete veramente sbizzarrirvi a farvi i bracciali, e poi magari alcuni punti un po' più larghi, fate magari così, guardate, cioè, meraviglia. Anche questo appunto può essere messo singolarmente, può essere accorpato con altri nastri, veramente. Ecco qua, quindi una parte qui, un'altra è sparpagliata ancora lì, insomma, come breve più o meno descrizione delle cose che ho preso vi sia piaciuta, vi abbia stuzzicato la fantasia. Spero che insomma vi rimarrete sintonizzati per vedere appunto come si vanno a creare certe creazioni, certi braccialetti Speedy. Il sito Figlio e Forme dovreste trovare già qualcosina adesso nel reparto, sia Saudage per trovare, io non dico, ma non so mai se lo dico correttamente, lo dico in versione portoghese, ma vabbè. Questi qua, io ho detto, questo li trovate quelli vecchi, non so se trovate questo già con l'anima in metallo, basta insomma con la ricerca, e anche tutti questi altri, tipo questo e altri, anche questi qua, dovreste trovarli, se non erro,
nella categoria Speedy Jewels. Però voi andate, scrivete, al massimo se non trovate qualcosa scrivete pure a info office, adesso non mi ricordo, o comunque anche hanno un numero WhatsApp e loro vi rispondono nel giro di pochissimo perché sono gentilissimi. Comunque rimanete sintonizzati che prossimi tutorial saranno dedicati alla creazione di questi bracciali, di assemblamenti vari, insomma di un mix di idee, così vi potete sbizzarrire, che insomma, come vi ho detto, sono delle piccole idee, una piccola spesa per una massima resa, soprattutto riguardo questo boom di una, invece di usare un solo magari nastrino se ne mettono più di uno e quindi diventa bello cicciotto il tutto. Bene, questo è tutto quello che ho acquistato ad Abilmente, spero vi sia piaciuto questo svuota, diciamo, la borsa svuota, non so come venga chiamato nel gergo su YouTube, però insomma quello che ho comprato ad Abilmente, spero vi abbia stuzzicato la curiosità delle mie prossime creazioni. Fatemi sapere cosa vorreste vedere per primo, se c'è qualcosina in più che vi ha colpito, se volete farmi qualche domanda appunto riguardo qualcosina che vi ho mostrato, insomma restate sintonizzati, io sono sempre qui, come al solito vi dico che se il video vi è piaciuto pollicine all'insù, condividetelo nei vostri social così magari chi non è mai stato ad Abilmente non sa cosa si perde e magari gli suscita la curiosità di andare a queste fiere del fai da te, che secondo me aiutano anche a, ripeto, a toccare con mano quello che di solito si vede in internet, sui canali internet e nei siti, che non è comunque la stessa cosa del toccare poi con mano, del chiedere, del parlare. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news, soprattutto perché mancano meno di 100 iscritti per festeggiare 14.000, quindi conto su di voi. Vi auguro quindi una buona domenica. Vi mando un bacione e ciao alla prossima!